coppia. Ehi, calma, calma. Pensavo avessi bisogno d'aiuto. Perché? Che cosa vuoi da me? Il tuo nome è su una mappa. Una mappa che ho venduto a dei templari. Un errore. Tutti facciamo errori. Tipico. Ci metti i templari alle calcagna e poi ti spacci per l'eroe. Senti, ti dirò la verità ora. Sto anche cercando una chiave. Pensavo che magari la puoi lasciare a me se salta fuori. Capisco. Ti sei offesa. Me ne vado. Ti sfiderò in una battuta di caccia. Raccogli più pelli di me e vincerai. Bene. Andiamo. Sono più veloce. Punto per te, ma non ti temo. Sei tenace, ma io sono più veloce. Un giaguaro bianco. Bel colpo. Hai dimostrato ciò che vali. Accetto il tuo aiuto. Per cosa? Guarda. Fregate. Perché? Qui c'è dell'altro a parte il pesce. No. Quelli sono templari. Hai una nave e sei un bianco. Equivale a un passaporto. Ti aspetto a Gran Cayman per indagare. Oh, Pier, come mai hai quella faccia?
Che strano. Non credevo mantenessi la parola. Dimmi, perché credi che la tua chiave magica sia qui? Esercita una notevole attrazione sui Templari. Infatti le loro navi sono qui. Non sappiamo cosa cerchino i Templari. Qui vivono solo dei normali pescatori. Forse non tutti lo sono. Farò un giro laggiù e cercherò di scoprire qualcosa. Che mi chiamano il re dei pescatori. Chi ti chiama così? Oh, non essere geloso. Geloso? Non sono geloso. Posso mostrare la ricevuta, se vuoi. Il vice della signorita Marquez, Vargas. L'ha firmata lui. La signora è alloggiata in casa sua. L'ho vista lì mentre consegnavo il pesce. Visto? Alvin è diventato nobile ormai. Ah, un pescatore nobile, certo. Alla vaglia! Qualche progresso? Ho sentito questo nome. Marquez. La conosci? È lo stesso nome dell'uomo che ha distrutto il mio villaggio. Ma abbiamo lottato e Marquez non ha vissuto fino alla vittoria. Credi che sia una parente? Se lo è, siamo nei guai. La ricevuta che ho rubato riporta l'indirizzo del suo segretario, Vargas. Vedo. E io so dov'è. Facciamo visita al suo vice e scopriamo che cosa sa. Seguimi. Devi cercare di capire che cosa c'è in gioco qui. Credo di saperlo. Siamo la casa di Vargas. Sta giù. Sfrutteremo l'elemento sorpresa stavolta. Nasconditi. Hola. Che diavolo volete? Devo parlare subito con la signorita Marquez. Seguilo. Allontanati! Ci speriamo! Guarda! Capitano, dobbiamo fuggire! Servono sia l'uomo sia la barca! Se allega, perdiamo la Marquez! L'abbiamo preso! Saliamo
Parla, amico. Dov'è la Marques? Cosa ci fa qui? È già partita per Juventud. Cercatela pure laggiù. I suoi uomini vi daranno una lezione. Juventud è l'isola dei nostri nemici. Se Lucia Marquez si trova là, noi siamo il suo bersaglio. Ma quanti nemici avete? Quando sei braccato, a volte ti sembra che ogni straniero sia il tuo nemico. Con Juventud siamo in tregua da quando è morto il primo Marquez. Ma questa donna può riattizzare la disputa se offre una bella somma. Ehi, non succederà. Prendi la barca. Ci vediamo là se vuoi la cogliata. La giungla è ancora piena di liane e tranelli. La Marquez ne approfitterà sicuramente. Noi sappiamo che è qui, ma lei non ci aspetta. Dobbiamo trovarla, farla parlare e mettere fine a tutto. Vediamo dove va questo tizio. Lo so che è qui. Lo sia Marquez. La sento. Sarà nascosta. Passiamo all'azione per stanarla. Sì. Usa la polvere da sparo! Uccidili e circondala. Deve restare sola. Dietro di te.
Lucia Marquez! Se è me che cerchi, vieni fuori e combatti in modo leale. Vai, prendila. Io la terrò occupata per un po'. Ma attento, non farti notare. Mano di una Taino. Mio padre ha visto il potenziale di queste isole. Oro, industria, libertà, tutto sprecato. Non avete idea di come fare soldi. Vi avremmo portato la ricchezza. Come puoi portare la libertà a chi vive libero? Muori prigioniera della tua gabbia templare. Una donna morta non può parlare. Ecco il bottino.